E allora benvenuti riperiani in una nuova puntata di questo canale. Voi direte: Francesco, cosa cazzo stai combinando? Lo so che sono pazzo. Oggi volevo vedere con la pratica se è vera quella roba che si sente meglio quando registri a basso livello. Quindi metterò due microfoni, li scocciamo assieme. Riperiani Basic, proprio alla bruto di os, in modo che le capsule siano belle coincidenti quando si dice un lavoro ben fatto. E quindi andiamo a registrare il nostro solito xilofono, e uno di questi due microfoni avrà il livello che sfiorerà il clip, mentre l'altro lo registriamo a meno 24 dB, e poi andiamo a vedere se ci sono differenze in quanto ambiente peschiamo, quanto rumore di fondo c'è dai preamplificatori, quanta dinamica magari cambia appunto dalla stessa fonte ripresa dallo stesso microfono. Userò l'SSL2 già che ce l'ho, l'attacchiamo qua ad un Mac sul tavolo e proviamo. Ok, quindi abbiamo avviato il nostro MacBook, penso. Abbiamo dato corrente alla nostra scheda, diamo la 48 volt a tutte e due. Mamma mia, che schifo sti tasti. E a uno gli diamo un gain molto alto e all'altro gli diamo un gain molto basso. Senza farle clippare, ovviamente. Qui sul nostro MacBook. Bene, eccoci in sessione e andiamo a vedere la differenza tra i due registrati. La sorpresa è questa: ho praticamente normalizzato le due tracce in LUFS, quindi entrambe ora avranno meno 23, no, analizza, sì. Rinormalizziamo tutte, entrambe a meno 23, le rianalizziamo. Vedete che il range cambia, una ha un range di 5,4 LUFS e una ha un range di 4. Come mai questo cambiamento di dinamica praticamente? Uno è più compresso e uno è meno compresso. Possiamo andare a vedere, infatti anche graficamente, se prendiamo uno di questi colpi, che mentre il transiente nella parte che è stata registrata più bassa, perché vedete che questo ha 26 dB di guadagno, mentre quello sopra soltanto 6, ha praticamente un picco più rimarcato rispetto al sustain del suono. Questo perché siamo andati appunto a colpire la nostra ADC in una zona in cui la parte analogica del nostro convertitore digitale lavora in modo dinamicamente più lineare. Se andiamo troppo in alto, praticamente succede quello che cerco di spiegarvi tutte le volte, ma tutte le volte nessuno ci crede mai, cioè che in realtà stai saturando, stai comprimendo, perché stai lavorando sopra il famoso zero, cioè quando la lancetta va sul rosso nei mixer. Stai lavorando in quella zona lì quando registri sopra i meno 18 dB FS, e la prova è appunto qua. Per chi non crede alle mie parole ma crede soltanto ai dati, potete vedere come cambiano appunto i sustain. Ok, vedete come sia appunto sempre un po' diversa. Il rumore di fondo è uguale. Mi aspettavo un valore diverso, però ad esempio qui sento molto più transiente in quello registrato a basso volume, sentite? Sento più l'inizio della nota, questo appunto perché la parte analogica del convertitore ha spazio per poter esprimere in volt quello che sta entrando dal microfono. So che non è una delle prove più scientifiche del mondo, fatta col nastro isolante appoggiata sul tavolo, lo so che è una porcata, però questo è come mai tutti quanti ci dicono di stare alti nei preamplificatori, appunto per usare tutta la loro saturazione armonica, soprattutto se è un preamplificatore di buona fattura, e poi però di registrare nelle DAC bassi, quindi di andare a registrare a meno 18 o in quella zona lì, e mai troppo in alto, meglio ancora, meno 24 ancora meglio. Ovviamente, avendo registrato il tutto a 24 bit, non abbiamo problemi di perdita di qualità, perché poi stampando 16 bit 26 decibel che abbiamo dato ora ad esempio di gain non sono sufficienti per giustificare una perdita di qualità poi a 16 bit. Proviamo a comprimere moltissimo e sentire in solo, quindi questo è il rumore di fondo che ci restituisce la traccia registrata bassa e poi alzata in digitale, mentre questa è quella alta e poi alzata di poco. Mettiamoci in loop, vediamo se ci sono delle differenze sostanziali. Ok,
cambia un po' il colore. Potrebbe essere che i due microfoni sono diversi? Può essere. A me piace più come suona poi ipercompresso, mi piace molto di più quello registrato basso e poi alzato in digitale. Qualche altra prova? Altro giorno, altro esempio, abbiamo una chitarra acustica registrata nello stesso modo, cioè con due microfoni, uno con un gain più alto, uno gain più basso. Normalizzati entrambi a meno 23 lufs, vedete che il range dinamico stavolta è molto più simile, c'è soltanto 0,1 lufs di differenza, ma cambia l'equalizzazione. Uno ha 16 dB di gain, uno ha soltanto 1 dB di gain, quindi c'è gain alto e gain basso, e cambiano le basse. Sentite com'è più nasale quella registrata ad alto gain? Mettiamoci su una pennata in loop. Quindi cambia proprio il suono a seconda di con che gain registriamo. Sentite un pochino più nasale quella ad alto gain. Ovviamente sono differenze grossissime, ma immaginate questa differenza moltiplicata per magari le 20 tracce del vostro arrangiamento, per le 24 tracce del vostro arrangiamento, per le 100 tracce del vostro arrangiamento. Quindi il mio consiglio è, mi raccomando, state attenti. State attenti al gain staging mentre registrate. Io mi trovo meglio a registrare basso. Il gain staging in fase di registrazione è molto importante. Spero di avervi portato un esempio per fare delle prove. Fate delle prove, anche se avete un solo microfono, provate a vedere di fare una take con una chitarra acustica a basso volume, quindi registrando a tra i meno 24 e meno 18, e invece poi di riregistrare la stessa chitarra invece più alto, stando coi picchi magari a meno 6. In questo modo potete capire la vostra scheda audio come si comporta, perché questa è come si comporta la mia scheda audio. Ma la tua? Ogni costruttore ha un suo zero view, ogni costruttore mette praticamente lo 0 dBFS un pochino dove vuole. Questo è il motivo per cui nei punti in cui si converte dall'analogico al digitale bisogna stare molto attenti, bisogna fare soprattutto tante prove e scoprire la tua scheda audio dove suona meglio. In questo caso abbiamo scoperto che suona bene più in basso. Ciao! Molto interessante.